guardate cosa vi ho portato oggi. Non solo confronto nella stessa casa, ma anche nello stesso modello. Da un lato Aprilia Touareg dell'88 350 monocilindrico, dall'altro Aprilia Touareg 660 2023. Raddoppiano i cilindri, ma raddoppia anche potenza, raddoppia coppia, o insomma c'è una notevole discrepanza in termini di tecnologia e ricercatezza. Benvenuti sul mio canale, io sono Toto. Prima di continuare, ringrazio la concessionaria Motostyle di Rivoli che mi ha permesso di provare questa Touareg 660, tra l'altro con una grafica fatta da Core Stickers che trovo davvero molto bella, e ovviamente anche il mio amico Eddie che mi ha fatto provare questa mitica signora dell'88. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivate la campanellina delle notifiche, perché è davvero l'unico modo che avete per supportarmi. Iniziamo, non è proprio una comparativa, ma come sempre vi dico, un modello che riprende un nome storico come il Touareg, come la Touareg, deve per forza di cose attenersi ad alcune scelte e tramandare un po' lo spirito che si viveva con le passate generazioni. Ce la farà la Touareg 660 rispetto alla Touareg 350? Beh, partiamo dalla parte anteriore, in cui abbiamo secondo me alcuni richiami che si notano tutti. Queste finte griglie c'erano anche qui sul Touareg, il faro dominante nella parte anteriore c'è anche sulla Touareg 660, ma anche sulla Touareg 350. Abbiamo poi un bel cupolino che ovviamente deve proteggere, e ovviamente forcella a steli rovesciate anche per la Touareg 350. All'epoca quello era un mezzo miracolo, ma soprattutto ruota anteriore da 21 pollici. In questo caso camera d'aria, nel caso della Touareg 660 arrivano i tubeless, mentre la gommatura rimane la stessa, 90-90-21, 90-90-21. Quindi queste gomme possiamo montarle anche sulla nuova. Ovviamente migliora per la nostra sicurezza la frenata e la sicurezza, in quanto qui avevamo un singolo disco, qui abbiamo un doppio disco con pinza a quattro pistoncini della Brembo. Tubi in treccia per entrambe, e su modelli come questi tubi in treccia nell'88 erano davvero singolari, e grande serbatoio. Addirittura sulla Touareg 350 c'era un doppio serbatoio, cioè abbiamo due tappi, mentre qui il tappo è uno solo, ma abbiamo una capienza di 18 litri che permettono di raggiungere facilmente oltre 300 km di autonomia complessiva con un solo pieno. Cambia ovviamente il motore, qui abbiamo un monocilindrico a carburatori, qui abbiamo un 660 fronte marcia parallelo derivato dal 660 delle sportive RS e tuono 660. Il carattere corsaiolo si sente, infatti è un motore che ama in qualche modo girare in alto. Infine escursione da ben 240 mm per quanto riguarda il Touareg 660. Insomma, a livello estetico, a mio modo di vedere, ci sono parecchie somiglianze. Ovvio, cambiano i canoni, ma abbiamo delle griglie per sfogare l'aria in ingresso e per togliere l'aria calda sia sulle 350 sia sulla 660, e l'impatto da dietro è davvero molto simile, con una sella estremamente rastremata nella parte centrale in modo da agevolare il controllo con le ginocchia per la guida in fuoristrada. Pedaline completamente rinnovate, e meno male, perché sulla 660 ci sono delle pedaline ben ampie. E poi non mancano alcuni dettagli come il paracoppa, che però qui è in alluminio, tra l'altro molto bello da vedere, mentre sul Touareg 350 è in plastica, e un forcellone in alluminio sempre sul Touareg 660. Insomma, ci sono dei richiami, li vedete, c'è un'eredità tra le due. Abbiamo dei nuovi paramani sempre in plastica sul Touareg 660, abbiamo poi tantissima elettronica che si può controllare tramite display TFT a colori da 5 pollici. Ma direi che adesso ho parlato abbastanza, saliamo in sella e andiamo a farci un giro sia in fuoristrada sia su strada, anche se, come vedremo, questa moto è più fatta per l'off che per l'on. Ed eccola qui, facciamo come di consueto il tour 360 gradi, ottica anteriore che riprende il faro DRL che ormai è tipico della famiglia Aprilia, inaugurato con la Tuono e la RS660 e poi traslato sia sui modelli V4 sia appunto su questa Touareg.
anteriore da 21 pollici, cerchia a raggi con tubeless. Guardate che il raggio è incernierato all'esterno del copertone, quindi non abbiamo camera d'aria, pinza Brembo e soprattutto forcella regolabile da 43 mm con 240 mm di escursioni, è quella che ha la maggiore escursione del suo segmento. Qui di fronte a noi abbiamo il motore 660 parallelo, derivato appunto da quello di RS e Tuono, anche se depotenziato a 80 cavalli e con qualche piccola modifica che aumenta leggermente la coppia fino a 70 Nm. Abbiamo poi il telaio in acciaio e sopra il serbatoio da ben 18 litri, quindi davvero tantissimi. Mono regolabile anche a posteriore, anche questa escursione 240 mm, bellissimo a mio parere il codino, guardate questi lineamenti. Come gommatura abbiamo le Pirelli Scorpion STR e chi c'è lì? Oh, guardate la progenitrice della Touareg, faremo anche un piccolo confronto tra la S660 e la Touareg degli anni 80. Andiamo, check sound subito, molto bello il cruscotto TFT che indica tra l'altro quelli del gruppo Piaggio, indicano, vedete, il cavalletto. Accendiamo, pesa a secco di 187 kg, quindi una tra le più leggere, diciamo che con tutti i liquidi arriviamo a 200 kg, poco più di 200 kg. Bene, con me c'è anche Eddie che è il possessore di quella magnifica Touareg, e iniziamo questa prova proprio in fuoristrada e vi parlo di posizione di guida in fuoristrada, ovvero sulle pedane. Pedane che hanno un gommino removibile e che hanno una ottima superficie d'appoggio. Non sento la necessità in questo caso, al contrario di quanto sento sul mio Fantic, di avere una pedana leggermente più grande. Il piede è perfettamente ancorato e soprattutto leve e comandi sono perfettamente raggiungibili anche quando guidate in piedi. La cosa che vi fa capire che questa è una moto dall'indole fuoristradistica è invece il serbatoio. Guardate quanto è stretta la zona di contatto dell'interno ginocchia, ed è una roba davvero positiva perché questo mi permette di deviare la moto proprio come dovrebbe essere fatto, quindi con le mie gambe, rimanendo sempre retto col busto e quindi permettendomi di davvero avere un'ottima guidabilità. Avrei preferito forse qualche grado in più verso di me del manubrio, ma insomma si parla di dettagli. Su questo modello manca il quick shifter, che è un optional, ma abbiamo un'elettronica davvero davvero completa. Il prezzo parte da circa 12.000 euro, 11.999, ma abbiamo una dotazione di tutto il rispetto. Infatti abbiamo, oltre gli pneumatici tubeless, appunto un'elettronica APRC sviluppata da Aprilia proprio affinché questa moto dia il meglio di sé sia su strada sia soprattutto in fuoristrada. Abbiamo infatti 4 mappe motore, di cui 2 completamente personalizzabili, che sono l'Explore e la Individual. La off-road ovviamente disattiva l'ABS all'anteriore e al posteriore, dopodiché abbiamo l'Individual completamente personalizzabile, e abbiamo la Explore e dopodiché la Urban, che addolcisce tantissimo l'erogazione. Già che mi sono seduto un attimo, vi parlo anche di posizione da seduto, che è comoda, ovviamente non comodissima, semplicemente perché la moto è pensata per essere guidata prevalentemente da posizione eretta, quindi c'è qualche magari piccola regolazione da fare se volete utilizzarla prettamente su strada, cosa che vi sconsiglio di fare per più di qualche motivo. Vedete come anche in queste situazioni in cui le asperità non mancano si comporta davvero davvero bene, e peraltro aggiungiamo un po' di difficoltà perché vedo qualche goccia di pioggia che si accumula sulla mia visiera. Avendola già provata anche su strada, beh, vi parlo del motore 660, due cilindri fronte marcia con 80 cavalli di potenza e 70 Nm di coppia. È un motore che ha una buona spinta, è facilmente modulabile, ma si nota una certa tendenza a dare il meglio di sé, diciamo sopra i 6.000 giri. Il fondoscala arriva a 10.000 giri e questo si sente. Ovviamente potrebbe essere un piccolo contro quando si parla di fuoristrada, quando c'è praticamente da uscire da alcune
situazioni sfruttando la coppia e la trazione. Trazione data alle Pirelli Scorpion e Rally STR, secondo me è una buona gomma di compromesso. Tuttavia, se vogliamo fare un fuoristrada un po' più aggressivo, meglio mettere un tassello un po' più pronunciato rispetto alle STR, ed una gomma un po' più fuori stradistica. Display che offre tra l'altro un'ottima visibilità e per quanto riguarda il comparto frenante, ottimo. Abbiamo tubi in treccia sia all'anteriore che al posteriore e la risposta è immediata. In fuoristrada perfettamente modulabile, su strada ovviamente qualche piccolo compromesso c'è, in quanto non è una moto che vuole essere portata al limite con le staccate, è una moto che ha bisogno di gradualità, nonostante poi l'assetto sia piuttosto rigido, sia su fuoristrada dove le asperità comunque vengono assorbite, ma ha bisogno di velocità per copiarle perfettamente, sia su asfalto dove l'escursione 240 mm in realtà non si percepisce, nel senso che nonostante sia davvero notevole, sia molto lunga, non dà l'impressione di affondamento. Insomma, le sospensioni sono tarate, anche per mio modo di vedere un filo troppo rigide, io personalmente le ammorbidirei un po', ma queste sono le tarature di fabbrica. Ovviamente è possibile agire sia sugli steli sia sul mono per andare a effettuare tutte le personalizzazioni. C'è la possibilità di aggiungere la centralina Aprilia Mia per le opzioni di connettività al vostro smartphone, che vi permette di registrare poi tutti i dati di navigazione e anche statistiche relative al vostro veicolo, nonché di avere sotto mano gli intervalli dettaglianti di manutenzione e tanto altro ancora. Come vi dicevo, beh, la spinta c'è senza ombra di dubbio, è un motore che ha un bellissimo allungo. Appunto, se avesse avuto 7-8 Newton metri di coppia in più sarebbe stato davvero un'arma micidiale, arma che comunque è, perché nelle mani giuste, e questo lo sta facendo, questa moto sta raggiungendo ottimi obiettivi anche in fuoristrada, nelle competizioni. Ringrazio tra l'altro la concessionaria Motostyle di Rivoli, che mi ha dato la possibilità di provarle, di tirarle un po' il collo sia su strada che in fuoristrada. Ma adesso prendo un attimo la Touareg di Eddie. Di che anno? 1988, 3,50. Quindi è un 3,50 con 35 cavalli? 35 cavalli. Ma la cosa fondamentale è quella: è riuscita a cogliere l'eredità di questa? Facciamo un breve piccolissimo giro e scopriamolo. Scopriamo l'emozione dell'accensione di una moto di questo tipo. Opla. Beh, sicuramente è più morbida. Run, start. E via. Che spettacolo. Beh, devo dire che il Touareg nuovo fortunatamente è decisamente più comodo e più adatto a ospitare piloti della mia statura. È la prima volta tra l'altro che provo una moto così anziana e ho paurissima di stendergliela. Rimane un pochetto accelerata, ma insomma, vediamo. Il Touareg vecchio, Touareg che anch'esso era stato fatto non con una filosofia di poter essere portato ovunque, ma con una filosofia di dare il meglio di sé appunto in fuoristrada, sullo sterrato. E devo dire che questo Touareg lo fa egregiamente. I 35 cavalli spingono parecchio e i freni, ovviamente senza nessunissima elettronica se non l'accensione elettronica, hanno anche un bel mordente, soprattutto quello posteriore, un po' come avviene tra l'altro sulla Touareg di nuova generazione. Posizione da eretti che ricorda tantissimo in realtà la Touareg di nuova generazione, anche perché abbiamo un serbatoio, anzi una sella nella parte centrale davvero molto molto stretta, che ti permette di avvinghiare bene le gambe. Ovviamente non posso e non voglio tirare il collo, non abbiamo delle condizioni ottimali oggi, però giusto per capire le sensazioni che una moto di questo tipo dava e che la sua erede cerca di riprendere migliorandole tantissimo. Ovviamente qui abbiamo una frenata che è molto più morbida, molto più allungata, soprattutto per quanto riguarda l'anteriore, perché qui c'è un singolo disco posto a sinistra. Insomma, secondo me
Aprilia ha preso in pieno, ha centrato in pieno l'obiettivo, anche perché anche questo motore, diciamo che vuole essere un po' strapazzato e vuole girare un po' in alto per dare il meglio di sé. Quindi missione compiuta, a mio parere decisamente sì, brava Aprilia. Ma adesso ci vediamo su strada. Buongiorno ragazzi e buongiorno Toto, e grazie per avermi dato l'occasione di parlare di questa bestiolina. Allora, l'abbiamo portata nel posto più adatto dove farvela conoscere, dove presentarvela, la Touareg 660. È una moto tuttofare, è una moto che mi ha convinto sin dal primo istante, è una moto che ti prende sin dal primo istante, che ti sa emozionare, che ti sa coinvolgere. E perché l'ho scelta? Perché comunque risponde alle mie esigenze di quello che voglio da una moto. Per quelli come me che non hanno la possibilità di avere un enduro e una moto grande da affiancare, questa Touareg 660 è forse il compromesso perfetto. Ci sono degli altri compromessi che possiamo cercare, ne ho provati diversi, ma alla fine dei conti ho valutato questa moto la scelta migliore sotto tutti i punti di vista. È una moto che ti permette anche di fare dell'autostrada, di fare dei trasferimenti senza soffrire troppo e di catapultarti poi nel mondo dell'enduro, del fuoristrada, senza avere troppi problemi e senza avere un ingombro, un peso che sia rilevante. Lasciando perdere quindi i dati tecnici che ognuno di noi può facilmente trovare su internet, la moto in primis deve rispondere a delle esigenze. Quindi quali esigenze può soddisfare questa Touareg? Nel mio caso è una moto che mi soddisfa a 360 gradi, perché amo fare fuoristrada, amo macinare chilometri, amo fare viaggi. Comparto sospensioni di tutto pregio, non ti fa avvertire nessun tipo di vibrazione, si viaggia a velocità di crociera di 120 km orari senza grossi problemi. Buon compromesso anche per i viaggi in coppia, diciamo che il passeggero non viene molto penalizzato come succede ad esempio sulla Tenere 700. Rispetto a questa moto che viene spesso affiancata al Touareg e confrontata molto spesso, la vocazione del Touareg è comunque fuoristradistica, ma quel qualcosa in più, quei piccoli particolari che Yamaha avrebbe potuto magari aggiungere per avere quel poco in più, per essere diciamo al suo stesso livello. Chiaramente c'è una piccola nota dolente. Personalmente mi sono trovato a combattere un po' con l'assistenza clienti. Quello a mio parere è insomma l'unica nota stonata che si potrebbe un attimino correggere da parte di Aprilia, che dovrebbe un attimino ancora adeguare a quelle che sono le major delle case motociclistiche. Per quanto riguarda tutto il resto invece, le mie impressioni sono assolutamente positive. È una moto grintosa, ben strutturata, con un'erogazione che ti sa dare veramente delle grandi emozioni. Devo fare assolutamente i complimenti ad Aprilia, perché ha veramente realizzato un gioiellino. Da Banana Travels è tutto, rimando la linea a Totò, ciao! Adesso che siamo su strada tiriamole ancora un po' il collo, come vedete piove, insomma questa giornata di test ride è piena di sorprese, vediamo cosa ancora deve succedere. Beh, asfalto ovviamente che si addice ad una Max Enduro di questo tipo, con il 21 pollici all'anteriore e il 18 pollici al posteriore. Ogni volta che salgo su un'Aprilia, compresa la mia, si nota come la casa di Noale abbia una ciclistica e una progettazione davvero rigida. C'è da dire che questa moto nelle mani di un pilota esperto riesce a seguire qualsiasi input senza problemi e senza difficoltà. È una moto che sembra quasi una moto da gara, tant'è che quando si fanno le conversioni da questa modello base a versioni adatte alle competizioni, in realtà le modifiche sì, sono a livello di sospensioni, sì, sono a livello di ergonomia, ma per il resto cambia davvero davvero pochissimo a livello di ciclistica e telaio, e questo conferma l'ottima stabilità che Aprilia riesce a dare alle sue creature. È una moto peraltro che dona una buona protezione aerodinamica. Ho notato solo qualche turbolenza quando si viaggia a velocità autostradali,
ma basta accucciarsi leggermente, perché poi per il resto il cupolino e la sezione anteriore danno un'ottima riparazione attraverso sia intemperie, tant'è che guardate le mie ginocchia non sono bagnate, questo perché la carenatura riesce a deviare anche se in minima parte l'acqua, e anche dall'aria io mi sento piuttosto protetto, così come i paramani riescono a proteggere molto bene le vostre mani da aria, freddo e, perché no, insetti e sassolini che possono essere presi quando si fa fuori strada e non solo. È una moto adatta per il passeggero? Beh, come tutti le maxi enduro un po' specialistiche di questo genere, io non la consiglio per viaggiare in doppio. Devo dire che la sella piatta potrebbe comunque aiutare, così come notiamo comunque una predisposizione al viaggio di questa Aprilia, la quale si può accessoriare sia con la presa USB che è qui sotto al cruscotto, sia con un set di borse laterali o anche bauletto. Peraltro c'è l'omologazione per poter montare anche pneumatici molto più tassellati. Piccola osservazione, tra l'altro il cambio è abbastanza duretto, un po' come, ripeto, tutte le Aprilia. Anche sulla mia V4 il cambio è un po' più contrastato rispetto ad altre alternative. Io credo che il quick shifter su una moto come questa sia obbligatorio, uno perché vi rende molto più veloci, uno perché permette di avere meno distrazione anche quando vai veloce in fuoristrada. E quello che vi dicevo, beh, vedete, su asfalto la frenata c'è, ma meglio non esagerare. È una moto che rallenta molto bene ma non inchioda. Mentre, a proposito di viaggi lunghi, impossibile non notare che anche solo dopo circa 50 km la sella fa notare la sua durezza, e quindi ovviamente di questo bisogna tenerne conto, soprattutto viaggi lunghi e viaggi con il passeggero. Per quanto riguarda l'altezza sella, beh, è altina. Io sono alto 1,78, vedete, tocco con entrambi i piedi con le punte, non riesco a mettere la pianta di entrambi i piedi. Se la appoggio da un lato invece tocco tranquillamente, cosa di cui tenere conto. Ottimi i consumi di questo 660, perché nonostante le abbiamo tirato un po' il collo, siamo sui 22 km con un litro, per cui più che approvata. Insomma, una moto davvero davvero valida, che a 12.000 euro in realtà non soffre la competizione di altre alternative, perché ha una ciclistica e un equipaggiamento davvero di tutto rispetto, e che dona un feedback alla guida che solo chi ha mai guidato un'Aprilia può capire. Insomma, una rigidità, ma non in senso negativo, ma in senso positivo, un'austerità sulla strada da vera campionessa. Per questo video è davvero tutto, io ringrazio ancora la concessionaria Motostyle di Rivoli che mi ha permesso di provare anche in queste condizioni non proprio ottimali questa bestiola, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!